La cronaca italiana adesso con l'alluvione nelle Marche, perché proseguono le ricerche del bambino di 8 anni e della donna di 56 anni ancora dispersi, ritrovata la scorsa notte la carcassa dell'auto della donna, ma di lei purtroppo ancora nessuna traccia. Intanto ieri nel campo sportivo di Pianello di Ostra sono stati celebrati i funerali di 4 delle 11 vittime. Il presidente della regione Marche, Acquerolo, ha chiesto anche di estendere al territorio maceratese la dichiarazione dello stato di emergenza. Questa mattina è arrivata in visita nei luoghi colpiti dall'alluvione il ministro dell'Interno, e con le immagini Luciana Lamorgese, che ovviamente, a parte dare la sua vicinanza alle persone, alla popolazione colpita dal maltempo, ha parlato anche dell'importanza della prevenzione. Ascoltiamo le sue parole. Una visita per essere vicini a coloro che hanno perso familiari e anche ai feriti, sperando che ci sia rapidamente una riapertura delle attività produttive, una riapertura delle scuole, un riavvio di una vita normale, sperando quindi che quello che l'esperienza vissuta in questo periodo ci faccia anche pensare su quella che è dell'importanza dell'attività di prevenzione nella cura del territorio.